Poi
tutto questo è pallato con dei colori, si possono vedere dei colori, i colori della tunica del padre che sono bianco e oro, e invece la figura ormai diciamo quasi svenata, senza sangue, che riportata dalle spalle, sulle spalle del padre, riprende vigoria con l'Eucaristia, con la parola di Dio, con la grazia di Dio. Le parole che sono contenute nel Logos sono misericordiosi come il Padre. Ecco, vedete come siamo invitati a rendere, a materializzare, ma per viverle, le parole misericordia. Sì, misericordia, ma la misericordia deve passare attraverso noi, misericordiosi. Ecco, ricorderete Gesù che quando cominciò ad avere la passione disse: miserio super turba, ho misericordia di questa gente. Quindi noi misericordiosi come il Padre, Dio Padre, Dio Santo, 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 Dio incarnato tra di noi, come il Figlio di Dio che si fa uomo e muore per noi, il Padre che è misericordioso. Ecco, va bene, d'accordo la parola giudice, va bene, onnipotente, creatore del cielo e della terra, ma noi dobbiamo riscoprire la figura del Padre nostro che noi tante volte pronunciamo. Promettiamo al Signore di ricevere un'attenzione di pregare con la preghiera del Padre nostro. Prima di fare la benedizione sulla Eucaristia, ripetiamo ancora le parole del Padre nostro, questa preghiera meravigliosa che gli Apostoli ci hanno trasmesso. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome.